Ciao, oggi cucineremo l'arista al forno e vi farò vedere come faccio io la marinatura. Come prima cosa pratico dei tagli dove vado a mettere dei spicchi d'aglio. Verso un po' di vino rosé, volendo può essere o rosso o anche bianco. Spremo anche un po' di limone. Lo so, vi può sembrare un abbinamento strano, vino e limone, però vi dico che funziona. E lascio anche la buccia del limone all'interno appunto del contenitore. Aggiungo dell'insaporitore per arrosti e avrò cura ogni tanto di andare a girare. Lo lascerò così a marinare per un paio d'ore. Al termine della marinatura prendiamo il nostro taglio di carne e lo adagiamo in un testo dove avrò messo la carta forno. Il liquido della marinatura non andrò a metterlo, molti lo fanno, io però in alcuni casi, come in questo, preferisco di no. Il roro invece con dell'olio extravergine d'oliva. Aggiungo del rosmarino e anche della salvia. Se avete dell'alloro va benissimo anche quello. E poi in forno, 190 gradi per 30-35 minuti circa. La nostra carne ora è pronta per essere tagliata e servita in tavola. Qualche volta preparo anche delle salsine particolari, per questa volta invece ho lasciato semplicemente così con il sapore della precedente marinatura, ancora un goccino di olio extravergine d'oliva e ancora del rosmarino. E voi come fate l'arrosto? Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, se non siete ancora iscritti allora fatelo subito e io vi aspetto al prossimo video. Bye bye!